Salmo 23,4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Osservando il comportamento dei felini, da quelli domestici ai più selvatici, ci rendiamo conto che è fortemente influenzato dal loro istinto. Questi animali infatti vengono abbandonati o separati fin da piccoli dai loro genitori, obbligandoli ad esercitare la loro volontà e le loro poche conoscenze anche in situazioni molto difficili, mettendo a rischio la loro vita. Lo stesso vale per noi. Quanto più restiamo separati dal nostro Padre Celeste e dallo spirito di saggezza che ci vuole donare, meno siamo capaci di tenere a freno le nostre emozioni, e la nostra vita sarà una continua e spossante lotta alla sopravvivenza. Eppure il nostro Dio continua a bussare alla porta del nostro cuore ogni giorno, perché vuole donarci riposo e pace. Desidera essere partecipe dei nostri giorni e poterci guidare nelle nostre scelte con la sua infinita sapienza. Chi meglio di Lui, che ha creato il mondo, potrebbe farlo? Proverbi 20,18. I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fa dunque la guerra con una saggia direzione. Neemia 8,10. Perché la gioia del Signore è la vostra forza. Salmo 25,15. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Salmo 23,4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.